Il bilancio del comune di Teramo viene approvato con un disavanzo economico di 22 milioni di euro. Nonostante l'astensione di Fratelli d'Italia e della lista civica al Centro per Teramo, l'approvazione passa con il minimo utile, solo 17 voti. Io dico che è un buon bilancio consuntivo, è un buon bilancio anche di previsione, perché alla fine tiene fermi alcuni elementi importanti che sono scuola e sociale, riduciamo di 5 milioni di euro il disavanzo, che non è poco, chiudiamo in attivo il consuntivo di oltre 8 milioni di euro, insomma devo dire che abbiamo lavorato bene. Bilancio fortemente criticato dall'intera opposizione. Politicamente è un grandissimo segno di debolezza. La maggioranza, dopo circa 6 mesi di crisi politica, viene in Consiglio Comunale ad approvare un bilancio con 17 voti favorevoli. È di fatto, dal punto di vista politico, il grande fallimento del sindaco e anche la dimostrazione di come questa giunta appena nata è già di fatto morta, durerà giusto il tempo di un'estate, solo ed esclusivamente purtroppo per prolungare l'agonia di questa amministrazione e prolungare i danni. In concomitanza con la seduta del Consiglio Comunale, così come annunciato da giorni sui social network, era attesa la protesta promossa dal comitato Bruchi Vattene, protesta che si aggiunge a quella promossa dai lavoratori della Tercop, che oggi finalmente hanno ottenuto una risposta dal primo cittadino. Da questo punto, tranquillizzati, nel momento in cui dobbiamo prendere una decisione, la misura di una decisione, voi sarete i primi ad essere convocati, a cui comunicheremo una decisione diversa da quella che vi sto dicendo oggi. Grazie. Va bene, grazie. Soddisfatto della risposta? Ovviamente, se non si esprimeva male, come ha affermato il sindaco, noi non stavamo qua oggi. Noi siamo qua perché il sindaco aveva dato un parere negativo al progetto, che era l'unico che può salvare capra e cavoli, come si dice. Oggi dice invece che si era espresso male, quindi siamo contenti di questa, come si dice, di questo cambio, di questa precisazione, diciamo, e quindi siamo, come si dice, siamo in attesa di incontri per chiarire, per approfondire il tutto. In seduta di Consiglio Comunale la protesta annunciata nei giorni scorsi da parte dei cittadini, solo che non è tanto riuscita, ormai si confermano leoni da tastiera. Sì, noi l'abbiamo lanciato come una goliardata, per ridere, per scherzare. Poi abbiamo visto le adesioni e abbiamo pensato che magari forse era la volta buona che la città si svegliasse, anche perché siamo arrivati a un livello di non malamministrazione, di non amministrazione francamente insopportabile. Secondo me questa maggioranza non c'è più. Continuare ad andare avanti vuol dire lasciare all'abbandono la città più di quello che è. Vedremo, può darsi che mi sbaglio. Io spero per la città, io da cittadino spero sempre che loro amministrino bene. A me non mi interessano i colori politici, io da tempo ho smesso di essere un fazioso della politica, uno abbonato ai colori politici. L'importante è che la città vada avanti, cresca, cosa che purtroppo da 10 anni a questa parte non si vede.